Cari amiche e cari amici di Medicinema, eccoci con i nostri consueti consigli su cosa vedere nelle sale questa settimana. Beh, c'è uno dei film italiani più importanti dell'anno, dal concorso del Festival di Cannes arriva Paolo Sorrentino, uno dei grandi registi del cinema mondiale degli ultimi anni, ce lo godiamo, essendo italiano, Partenope, un nuovo viaggio malinconico nell'esistenza, un film in cui Sorrentino torna nuovamente nella sua città natale, Napoli, dove ha già fatto ritorno cinematograficamente parlando con È stata la mano di Dio. Qui si indaga l'universo femminile, una ragazza che attraversa davvero un po' il XX secolo, soprattutto, poi cresce insieme a questa città tra contraddizioni, luci e ombre. Vediamoci il trailer ufficiale di Partenope di Paolo Sorrentino. Io sono nata qui. In acqua. Era già tutto previsto, fin da quando tu, ballando, sembri una santa, mi hai baciato di nascosto. Un mistero. Mentre ti stringevo fuori, we can have it all without even asking. Era già tutto previsto, anche l'uomo che sceglievi. Vuoi sapere a cosa sto pensando? No, perché lo so già. E a cosa sto pensando? A tutto il resto. Forse è stato meraviglioso essere ragazzi. È durato poco. Film toccante, tante emozioni, tante riflessioni, si mescola dramma, commedia, tanti aspetti davvero molto intriganti e affascinanti, come quasi sempre, nel cinema di Paolo Sorrentino. Ma consigliamo anche un altro film che fa questa settimana la sua comparsa in sala dal 21 di ottobre, Saturday Night, in riferimento a qualcosa che ben si conosce. Il regista è Jason Reitman e andiamo a conoscere meglio questo film con il suo trailer ufficiale. Hey, free comedy show, 20 seats. 20 tickets left, guys. Free show. Fuck's sake. So, big night. Look, my name is Lorne Michaels. I'm the producer of Saturday Night. The whole night? Yeah, the whole night. Chevy Chase, Gilda Radner, Dan Ayika. How the fuck do you pronounce this? Aykroyd. You know, I was thinking, why don't we punt? We should run the dress rehearsal and claw back a win next Saturday. We can't, Dick. It's a live show. We're just not ready. Doesn't matter that we're ready. It matters that it's 11:30. That's when we go on. Lauren, all I'm trying to do is give you advice. It's in everyone's best interest, mainly yours. Sorry, was that a threat? Come on, Lauren. You haven't locked the script. Your crew is in open rebellion. Fuck you! Fuck you! Definitely fuck you. The writers on the 17th floor tied a belt around Big Bird's neck and hung him from my dressing room door. So tell me how you fit into this ensemble. Oh, is this an ensemble? NBC makes more money playing reruns of The Tonight Show. NBC is lucky to have something as relevant as this show. One they don't even want. That's logical, Dick. That's why they're paying us all to be here. I mean, more than 90 minutes of live television by a group of 20-year-olds who've never made anything. Do you ever stop and wonder why they said yes? A counterculture show starring total unknowns with zero narrative and even less structure. They want you to fail. We just have to make it to air. Am I still in the show?
Beh, direi che il fascino non manca per questa prima parte del Saturday Night Live, questa prima puntata raccontata da un bravo regista con un grande cast. Film molto interessante anche sull'America di quegli anni, come forma, come estetica, una bella esperienza cinematografica. Questi erano i nostri consigli su cosa vedere nelle sale questa settimana. Io vi ringrazio e ci sentiamo con i nostri prossimi appuntamenti.